E ciao a tutti, io sono Derran e bentornati su Game Break. Siamo di nuovo su Far Cry e vedo che siamo esattamente nel punto dove eravamo l'altro giorno. Non sto capendo bene cosa sta succedendo. Il vetro come si suol dire, dell'elicottero non è molto perforabile. Ma io non so cosa dobbiamo fare. Ecco. Esatto. Perfetto. E quindi direi che a questo punto siamo piuttosto liberi. Iperprotettivo direi. Va bene. E non lo so, forse dobbiamo scegliere una di queste due missioni. Il gregge disperso, suppongo. Perché il tipo qui non ha niente da dirci. E non so dove dobbiamo andare in realtà. Quindi allontaniamoci e vediamo. Bravo. Dunque, ci rimangono due cose da fare di missioni principali. Liberare degli ostaggi. E ne dobbiamo liberare altri, no, 8. E prendere due rifornimenti di gasolio, quello che è, insomma. E penso che lo potremmo fare tranquillamente senza dover controllare tutto quanto. Quindi farò e vi aggiornerò. Ma forse no. Ah. Continua così, quindi vuol dire che faremo quello che ho detto. A tra poco. Già. Il problema è. Ok. Ci è voluto un secolo. Sei il peccatore qui, il peccatore là. Ho girato un sacco, e con un sacco intendo all'incirca una mezz'oretta, per liberare questi ostaggi. C'è anche un'altra cosa, io dovrei aver preso il camion delle autocisterne lì, quindi questa missione è fatta. Ne facciamo un'altra che forse è meglio. L'Eden's Gate sta catturando sempre Holland Valley, quindi mi dovrebbe garantire un aumento della resistenza anche qui in questa zona. Se trovo, mentre ci dirigiamo in quella direzione, trovo. Mamma mia, la guida di questo gioco com'è? Ok, ci siamo. Se trovo un'autocisterna, la prenderemo e la porteremo a, insomma, alla città, perché ne trovo veramente poche. Ho girato un sacco, ma ne trovo veramente, veramente, veramente poche. E credo che a questo punto, oltre che a schivare le mucche, l'obiettivo sia quello di portare la resistenza della zona a un livello successivo. Quindi vai così, molto, molto linear, di storia c'è molto poco. E quindi niente, arriviamo a parlare col cane e vediamo. Eccoci in zona. Altra zona che abbiamo già visto. L'avevamo già anche liberato il cane, però d'altronde. Giustamente ce ne eravamo andati. Quindi liberiamo il cane.
Il cane infatti è libero. Accarezza. Bellino. Ah! Meno i combattenti, ok. Me le date un po' di... Sì, oddio, 600 ne potrebbe essere valsa la pena. E quindi, niente ragazzi, io temo... E quindi? Ce ne andiamo! Ho detto ce ne andiamo! Sono morto. No? No, a quanto pare... A quanto pare no. Ok. Confesserò i miei peccati. Un giorno, padre, un giorno. Ok, ne abbiamo trovato uno, però sarà molto difficile visto che abbiamo questi fenomeni alle calcagna. Addio, ora esplode. Non ci sparate sopra, maledetti, perché sennò... Allora, io mi sono preso un paio di tratti nel mentre. C'ho anche un tratto. Che mi permette di riparare i veicoli. È questa la fiamma esterica di cui si necessitava prima. Ripariamo. Ok. Perfetto. Ok. Saliamo qui sopra. E adesso dobbiamo andare a Falls End. Ok. Siamo piuttosto distanti in realtà. Va bene. Però sono molto fiducioso. Oltretutto ne ho preso un altro di tratti che mi permette di riparare automaticamente i veicoli. Faccio così, posso impostare la destinazione, la guida automatica verso la destinazione. E sì, ho fatto parecchia pratica perché sono un par d'ore che gioco questo episodio, sta venendo fuori una roba atroce. Tutto spezzettato, non ci si capisce nulla, ma l'editing soprattutto sarà una roba di quelle che io voglio morire. Voglio morire. Ma soprattutto, ma tutto questo perché non riesco, non sono riuscito a trovare un camion che fosse uno. Cioè, per trovare questo mi ci è voluto veramente un'ora. Un'ora. Quello di prima non avevo la fiamma ossidrica. E quindi, boh, vabbè. Intanto consegniamo questo. Poi speriamo che si sblocchi un po' la situazione, perché sennò qui ci faccio notte, veramente. A dopo. E uno. Chi l'avrebbe mai detto? Devo prenderne un altro. Cristo! Aiuto! Aiuto, aiuto. Quanti aiuti. Ehi, quassù! Mi serve il tuo aiuto! Chi sarà? Ho trovato un'altra missione principale. Qua su dove? Che qui non ce n'è di scale. Ti ho capito che sei sul campanile? Io come ci arrivo sul campanile? Ok, scale.
di qui non ci passo. Vale. Già, 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 come no? Oh, oh, oh. Ok, c'è da toglierla dal combattimento. Ma io veramente... Dove... Non c'è un'arma diversa qui? Tipo... Tipo. Appena ti trovo, ti purifico dal peccato. Vieni, fatti purificare. Beh. Non sei in combattimento, non è vero. Come te la cavi a sparare? Okay. Sono Grace. E ha raggiunto la voce di un tizio che va in giro a mettere i bastoni tra le ruote alla setta. Potrebbe essere. Tempismo. Grazie. Le vedi quelle tombe laggiù? No. Si sono sepolti degli eroi di guerra. E mio padre è uno di loro. Gli Edeniti vogliono profanarle. Dispiace. Vogliono cancellare la nostra storia. Ci vogliono demoralizzare. Vogliono farci abbassare la testa. Ok. Ma io non ci sto. Finché ci sarò io, nessuno toccherà la tomba di mio padre. Ho una buona mira, ma mi serve qualcuno che mi copra. Saranno qua da un momento all'altro. Ok, facciamolo. Guarda a sud-est. Sud-est, sud-est di là. Da dove, dove dovrebbe... Cosa? Dovrebbero arrivare, davvero? Ok, fuori uno. Porca paletta. Facendo? Da est. Da est. Da est dove? Non li vedo. Ma io ce l'avevo nel mirino. Stanno colpendo un'altra tomba, quella con la bandiera. Stanno colpendo un'altra tomba, quella con la bandiera. Quale? Paletta. Ma... Ma poi l'avevo sopra. Ok. Potrei tenere il fucile da sceccaino. Vediamo un po' dov'è la tipa. Ehi, bice, sei vivo?
te sei... Te non c'eri più su. T'ho visto che non eri su. L'assenza non tornerà tanto presto. Ma dove sei? Un po'. Sono debitrice. Ce n'è poca di gente che si mette in gioco così. Vuol dire okay. molto per me. Mio Già. Padre diceva sempre che finché ci fidiamo gli uni degli altri c'è speranza. Se Le restiamo vi. Uniti, se ci aiutiamo a vicenda, la setta non ci spezzerà mai. Non voglio fare la sentimentale, ma se mai avrai bisogno d'aiuto, chiamami. Ci sarò. Lo farò. Ok, e poi corre contro il muro. Non mi è piaciuto. Ok. È giunta al roster. Abbiamo raggiunto il livello più 1. Quindi, qualcuno mi chiama? No? Sì. C'è ancora molto da fare. Ma Già. Ogni cosa che fai ispira e dà speranza alla resistenza. Ho perso il conto di quanti siano venuti a dare una mano per combattere. Fidati, è solo una questione di tempo. Ma faremo fuori John Seed e salveremo Hudson. Ok. Quindi ragazzi, io tenterò, visto che non mi dice nient'altro, tenterò di... Ah, questi sì, lo so, ho scoperto come si distruggono. Così. Già. Già. Ok signori, niente, il tempo dell'episodio è finito stranamente, 2 ore di registrazione per 20 minuti di video. Ti consiglio di fare un salto in un negozio lì vicino per vedere la nuova merce. Ok, potrei provarlo. Ok, va bene. E niente ragazzi, io spero che vi siate divertiti, grazie per essere stati con me. E ci vediamo nel prossimo video. Già. Ho in mente una cosa, nel senso potrei provare a... dar retta a queste cose. Qui andiamo da Raison e Avision. E poi in realtà basta, non c'è altro per ora che ho esplorato. Ok, sono stupido. E però se lo trovo, ve lo dico già. Se lo trovo io un altro camion lo consegno. Così, un po' so. Ciao.